Siamo qui con Giuseppe Rossetti, nuovo sindaco di Corte dei Frati, che ci racconterà le sue emozioni dopo l'elezione di questa mattina. Sì, non è che ero particolarmente emozionato, lo ero forse di più le volte precedenti. Adesso tenete conto che il comune l'ho frequentato tutti i giorni e quindi sono un po' abituato a questo ufficio. Certo, c'è sempre stata l'incertezza che era quella del raggiungimento del quorum. Non avevo dubbio comunque che l'avremmo superato. E in questo sì, è stato superato brillantemente. Evidentemente la popolazione ha capito e quindi il flusso è stato molto abbondante. Con questo vuol dire che la popolazione ha approvato l'attività che è stata svolta nei mandati precedenti e apprezza anche il programma che noi abbiamo mandato fuori, che abbiamo manifestato. E quindi in questo ci sentiamo incoraggiati, soprattutto per quanto riguarda il programma che è quello di andare in fusione con i comuni degli altri e per i quali si dovrà fare un'accelerata con un passaggio con la regione per verificare i tempi per poter realizzare questo progetto. Poi abbiamo nel nostro programma delle importanti opere da realizzare, che bisogna prendere decisioni anche veloci per quanto riguarda il discorso della tangenziale, e quindi cercheremo dei contatti con la regione, con l'associazione industriali e con gli industriali stessi per poter portare avanti il progetto della tangenziale che intendiamo far rientrare nel grosso finanziamento che è stato dato dallo Stato verso la Regione di 2 miliardi e 400 milioni di cui Corte dei Frati vuole beneficiare per la sua parte per realizzare questa tangenziale che per noi è essenziale, perché abbiamo un'area industriale in pieno sviluppo e con assunzioni di personale, eccetera, quindi che merita di essere servita anche con la circolazione in maniera adeguata. Ecco, quindi ringrazio i cittadini appunto perché hanno partecipato e con questo appunto ci hanno confermati che la strada che abbiamo intrapreso per le nostre intenzioni è quella giusta.